Buongiorno a tutte e a tutti. Io ringrazio Susanna Camusso e Pierluigi Bersani per questo momento di ricordo della figura di Guglielmo Epifani. Poche cose per introdurre questo momento. Guglielmo era per tanti di noi, per me sicuramente, oltre ad essere un amico, era, come dire, uno di noi, era soprattutto il segretario della CGIL, ha fatto il segretario in un momento difficile anche della storia del nostro paese e direi anche per i problemi che c'erano nel sindacato. Per noi è importante ricordare la figura di Guglielmo a quasi un mese dalla sua scomparsa perché Guglielmo era molto legato alla Toscana. Non ha mai detto di no di fronte agli inviti che venivano dalle camere del lavoro, dalle categorie, dalla stessa struttura regionale. E amava molto questa nostra regione, tant'è che ci ha comprato anche una casa, diciamo, da questo punto di vista. E quindi amava le splendide colline, il vino e non solo. E direi che per quanto riguarda Guglielmo, noi, la CGIL, credo, ma vorrei dire il paese ha perso un uomo molto importante perché era un uomo molto gentile, come è stato definito, ma era un uomo di cultura e era un uomo, soprattutto se posso dire, che aveva tanta curiosità e anche tanta determinazione. Quella determinazione che anche nel momento in cui si confrontava, perché aveva una grande capacità di ascolto e non faceva mai sentire agli altri la superiorità che magari in realtà c'era, perché appunto ascoltava tutto e tutti e determinava poi il suo punto di vista, ma stando al merito delle questioni e sempre con una grande attenzione, con una grande anche tranquillità, nel senso che tendeva a spiegare le ragioni, no? A far capire, a far comprendere e a volte anche a far cambiare idea alle persone con cui lui si confrontava. Io, come dire, potrei dire alcuni fatti che sono accaduti nel ruolo che io ho ricoperto precedentemente, penso quando ero segretaria della FILCAM. Se io ho un ufficio, conservo in ufficio in bella mostra una foto mia, di Guglielmo e di Susanna, la prima grande manifestazione che abbiamo fatto sul contratto del commercio e allo stupore che lui ha manifestato anche con la gestualità di fronte a una piazza molto, come dire, molto partecipata con tantissime persone. Sottolineo il fatto che differentemente da altre categorie, la FILCAM, se era una categoria molto più giovane, non particolarmente preparata a fare iniziative per lo più da soli, cioè senza cisle e wille che andavano in una direzione rispetto alla definizione del contratto nazionale. Ecco, questo stupore, questa anche curiosità, la ricerca di capire quello che pensavano i lavoratori, qual era, che cosa avrebbero prodotto determinati accordi, dava a mio avviso l'entità anche, no? Di quello che significava avere ad esempio riferimento come Guglielmo. E sapevi che Guglielmo c'era anche nel momento in cui è andato a fare, è uscito dalla CGIL, voglio dire, sia la Fondazione Trentin e poi successivamente in politica. E per chi l'ha conosciuto e per chi con lui ovviamente ha fatto un pezzo di strada importante insieme, sapevi che c'era nel momento in cui avevi un problema da un punto di vista anche di come affrontare alcune cose, potevi tranquillamente chiamarlo e parlarci perché credo che c'era la massima disponibilità. Quindi io credo che davvero, come dire, noi abbiamo perso, dico per me, ma dico la CGIL ha perso un uomo importante che ha fatto un pezzo di storia di questa grande organizzazione e quello che lui ha fatto e ha, come dire, su cui ci ha fatto riflettere in tanti anni della sua responsabilità,
Io credo che ancora oggi è molto valido, specialmente in una fase anche dal punto di vista politico molto complicata e molto difficile, in primis il tema dell'unità dell'organizzazione e poi le questioni delle disuguaglianze e dei diritti delle persone. E vorrei anche dire che nella sua storia, come dire, ha prodotto importanti cambiamenti all'interno della nostra organizzazione. Penso soltanto al fatto che Susanna è stata la prima donna segretaria generale della nostra organizzazione, un'organizzazione molto grande, un'organizzazione molto importante, un'organizzazione che purtroppo è un'organizzazione ancora molto pensata al maschile, no? Dove si fa fatica ovviamente a ricoprire, nonostante che si stia meglio di altre organizzazioni, ma si continua a fare conto con questa situazione. Quindi ha saputo anche determinare e fare e portare l'organizzazione a delle scelte importanti per la vita propria dell'organizzazione, perché come c'è un tema che riguarda la vita interna dell'organizzazione, ma per un'organizzazione così importante e così grande non è indifferente anche il messaggio che l'organizzazione può dare ovviamente all'esterno attraverso quello che mette in campo e quelli che sono i cambiamenti che può fare. In ultimo vorrei dire che a me ha colpito molto anche in questo ultimo mese, insomma, i tanti messaggi che sono arrivati anche da forze politiche non affini, diciamo, alla sinistra, no? Ma anche da altre forze politiche, magari di destra o non solo, e che però hanno esaltato, voglio dire, la figura dell'uomo, della persona, no? E io credo che questo dimostri anche come dire, quello davvero che era Guglielmo, a prescindere dall'appartenenza politica, no? Voglio dire, quindi, cioè, direi un signore della politica in questo caso, no? Poi voglio dire, aggiungo anche perché io sono un po' così, del resto se non sarei toscana, voglio dire, poi ho visto anche tanta ipocrisia, perché come al solito ci sono anche queste cose quando muore una persona come Guglielmo, no? Cioè, sono tutti dispiaciuti e magari non si ricordano quello che hanno fatto durante il tempo. Io, siccome un po' di cose me le ricordo, cioè, vedo anche che c'è stata anche un po' di ipocrisia, ma insomma, al di là di questo, purtroppo Guglielmo non c'è più e a me piange il cuore e ancora non mi sono capacitata che questa situazione è così. Quindi non voglio fare polemiche, davvero, lo voglio dire, vogliamo che questa cosa sia un piccolo ponte, diciamo così, per ricordare Guglielmo in Toscana, ma che sia finalizzata anche a fare in modo che la CGIL nazionale davvero trovi il modo di ricordarlo, magari in tempi un pochino più lunghi, però non solo per quello che ha rappresentato, per quello che ha detto, ha scritto, insomma, io mi sono messa a leggere anche qualche libricino in questo mese, in modo particolare il libro che ha scritto Confoa 100 anni dopo. E ci sono dei passaggi in quel libro che sono passaggi molto importanti che ti danno proprio l'idea di quello che era il suo pensiero, di come lui ha lavorato e di quello che davvero ha rappresentato nel rapporto anche col mondo esterno in qualche modo. Esattamente, quello lì che conservo anche perché ho una dedica molto importante, guai chi mi perde quel libro. Ma lo conservo io, quindi solo io lo posso perdere. E quindi ecco, a partire anche da quel piccolo volumetto sarebbe importante che, come dire, si facesse modo che Guglielmo Epifani sia conosciuto dall'insieme del corpo dell'organizzazione, in modo particolare per tutti coloro che non lo hanno conosciuto perché magari sono entrati nell'organizzazione un po' dopo. E che quindi fosse un modo anche per trasmettere il pensiero e i valori che lui ha trasmesso a questa grande organizzazione. Ho detto anche troppo, non voglio dire niente di più e vorrei dare la parola a Susanna perché appunto ci fa un ricordo di Guglielmo.
la sua esperienza, insomma. Grazie Dalida, buonasera a tutte e a tutti e con qualche difficoltà devo dire che mi accingo a provare a raccontare cosa è stato per me e per noi militanti della CGIL una lunghissima stagione di militanza di Guglielmo in CGIL perché poi ovviamente giustamente si sono ricordati gli ultimi anni, il periodo in cui era segretario generale, ma in realtà la storia di Guglielmo in CGIL è una storia molto lunga e una storia che peraltro comincia con un lato poco conosciuto perché Guglielmo è l'estensore, è il ricercatore di ritratti fondamentali di dirigenti della CGIL, a partire da Bruno Buozzi, da personaggi che magari anche per le avversità della storia, Bruno Buozzi fu trucidato alla vigilia della liberazione del nostro paese e era, come dire, figura meno ricordata. E questo tratto, come dire, dell'attenzione alla storia, che viene anche dai suoi studi e non solo, poi dalla sua militanza in CGIL, tornerà nel ragionamento che voglio proporvi. Ma proprio per, come dire, ricordare Guglielmo nel modo in cui lui proponeva la lettura della CGIL. Guglielmo in tutte le occasioni in cui si parlava, si discuteva delle ragioni della CGIL, dell'essere della CGIL, ricordava sempre che non ci sarebbe una storia del nostro paese se non ci fosse la storia dei lavoratori organizzati e la storia delle organizzazioni sindacali, cioè un'idea e una forza del senso delle cose che facevamo, che era credo un elemento sempre importante che poi guida il suo modo di essere, che potremmo definire con un linguaggio, come dire, più attuale, quello di non considerarsi mai parte nonché dirigente di un'organizzazione con senso minoritario di sé, ma invece sempre con il senso di un'organizzazione che rappresentava milioni di lavoratori e che aveva la dimensione dell'importanza del lavoro nella storia di un paese nel determinarne le sue caratteristiche, il suo futuro. E a lui è capitato di incrociare, di essere protagonista di vicende non certo secondarie per il nostro paese. Ne ricordo una che, come dire, forse persa per molti nella memoria del tempo, ma Guglielmo era il segretario generale della categoria che si trovò una mattina la scoperta della lista della P2 della responsabilità del Corriere della Sera e in quella, ahimè, triste e sicuramente vergognosa vicenda del nostro paese, con un compito che non era, come dire, banale, perché da un lato c'era ovviamente l'indignazione, il bisogno di sgomberare qualunque presenza e ruolo della P2, dall'altro c'era una grandissima azienda editoriale, compreso il più grande quotidiano, in cui la sorte dei lavoratori, il futuro di quell'azienda era assolutamente essenziale, ovviamente attraversati i lavoratori, le loro rappresentanze, da tutte le dinamiche che in questi casi scaturiscono. Forse non, come dire, non è più nell'attualità della cronaca, anche se ha segnato la nostra storia, una serie di vicende politiche poi successive, già lì, come dire, dimostra, anche se allora no, il giovane segretario di quella categoria con cui ha mantenuto profondissimi rapporti, in particolare con i lavoratori e le lavoratrici del Corriere della Sera, la capacità, come dire, di tenere insieme il bisogno per un'organizzazione confederale di avere un netto giudizio politico su quello che stava succedendo e nello stesso tempo di essere i rappresentanti dei lavoratori e del loro destino. Guglielmo lo fece e questo tratto poi torna con un'idea che era quella che poi torna in tantissime delle cose che ha fatto e che ha scritto, cioè che la forza di un sindacato confederale era quella di essere attori di cambiamento.
Ovviamente per lui il cambiamento aveva un'accezione positiva, cosa che va precisata perché è un'altra delle tante parole che vengono usate un po' troppo spesso, diciamo così. Però l'idea e la dimensione del fatto che noi, il movimento dei lavoratori organizzato, ma soprattutto il sindacato confederale, era un soggetto di trasformazione, di cambiamento, che doveva avere sempre quello nel suo orizzonte. Nel libro che citava poco fa, Dalida, 100 anni dopo, ho scritto, come dire, che era un dialogo tra Vittorio Foa, e non è casuale la scelta di Vittorio Foa come interlocutore di questo, dialogo, che era, un dialogo, come dire, sulla storia della nostra organizzazione, ma immaginando che cosa doveva fare la nostra organizzazione nel futuro, non è solo un libro di ricostruzione storica. C'è un passaggio che poi è sempre stato un grande tema del dibattito della CGIL, sulla dimensione confederale del sindacato e la negazione invece dei modelli corporativi che pure il nostro paese ha conosciuto, innanzitutto nel periodo fascista, ma che sappiamo benissimo essere tentazioni che ricorrono soprattutto di fronte a grandi disparità e a grandi diseguaglianze, la tentazione di richiudersi nella capacità propria e non guardare l'intorno. E l'argomento che usava Guglielmo proprio per spiegare perché era fondamentale il tratto confederale e non un tratto corporativo era esattamente questo. Un sindacato corporativo può agire anche senza porsi l'orizzonte del cambiamento e della trasformazione sociale, perché agisce, come dire, esclusivamente sugli elementi di forza, potere di un gruppo, che può anche determinare per sé condizioni migliori senza nessuna relazione invece con i processi di trasformazione sociale. Quel libro si chiama non a caso 100 anni dopo perché precede di poco le celebrazioni del centenario della CGIL nel 2006, ovviamente data assolutamente e straordinariamente importante per la nostra organizzazione. Anche qui forse è interessante ricordarsi come furono organizzate, come furono anche volute da lui le celebrazioni del centenario, perché furono non solo il momento, l'assemblea che facemmo, come dire, il momento di memoria e di storia, ma furono un grande viaggio culturale attraverso l'Italia, non solo per importantissime mostre che furono fatte. Guglielmo aveva una fortissima relazione con alcuni degli artisti, in particolare dei pittori che sono stati più vicini alla CGIL, che peraltro hanno dedicato alla CGIL opere straordinariamente importanti, ma anche sempre nella, come dire, nella sua dimensione di soggetto di cambiamento, di trasformazione, assolutamente convinto che i linguaggi dovessero essere molti e assolutamente convinto che, come dire, in questo in sintonia con molti di questi artisti, che l'arte non era riservata a chi poteva permettersela, ma l'arte doveva essere, come dire, disponibile. Ci sono alcune prefazioni che lui scrisse per vari, diciamo, cataloghi delle mostre che poi furono fatte nazionalmente, ma furono fatte anche in molte regioni, che appunto si pongono questo tema, cioè il tema del rendere disponibile, usufruibile ciò che l'arte ha raccontato del lavoro anche ai lavoratori e alle lavoratrici. Anche questo è un tema di, come dire, di trasformazione sociale, di eguaglianza. Il suo discorso che fece nell'assemblea del centenario era sostanzialmente appunto dedicato a questo tema del perché non si può raccontare la storia d'Italia senza raccontare il ruolo dei lavoratori e della forza, come dire, del lavoro organizzato. E qui vengo, come dire, a tre parole che a me paiono chiave della figura di Guglielmo e che hanno, come dire, segnato anche una fase importante della nostra storia. La prima, proprio perché soggetto di cambiamento e di trasformazione, il sindacato deve avere una sua agenda.
Avere una sua agenda non vuol dire avere solo la piattaforma del momento, ma avere un'idea di qual è, come dire, il percorso, che tu ti immagini, la direzione che tu dai a quei processi di cambiamento e di trasformazione e quali obiettivi ti proponi. E in questo c'è una parte, come dire, anche molto interessante del dialogo, con Vittorio Foa, perché il tema è esattamente come avere al centro la dignità del lavoro, le condizioni di lavoro, l'organizzazione del lavoro, i diritti del lavoro, non fosse però un'agenda sufficiente se insieme non hai l'idea che poi i lavoratori sono persone che stanno in un contesto sociale e che quindi la dimensione, come dire, di cambiamento, di trasformazione, era una dimensione che riguardava la sfida dell'uguaglianza, o per usare le parole di Vittorio Foa, la dimensione umana. Quindi sempre una dimensione che fosse in grado di progettare la propria funzione anche sul terreno dei diritti sociali, dei diritti civili, della condizione complessiva della vita delle persone. Non a caso, come dire, Guglielmo fu anche sempre molto attento al tema dei diritti civili e del continuare a mantenere aperto, iniziata con Trentin, ma poi proseguita con molta vivacità durante la direzione di Guglielmo, la capacità di avere dialoghi anche sulla morale. Era un filosofo e quindi giustamente questo tema se lo proponeva anche in questa dimensione, e cogliere che la sfera della vita delle persone, come la vita delle persone affrontava cambiamenti anche assolutamente epocali, e fosse in realtà un grande terreno di battaglia politica. Lo vediamo anche in queste ore, come dire, come la sfera dei diritti poi delle persone sia un terreno fondamentale, è stata ampiamente agita. La CGIL deve avere una sua agenda perché deve avere un suo obiettivo verso il quale tendere, ricordiamoci sempre, ma poi immagino che ne parlerà Pierluigi, come dire, la dimensione riformatrice del pensiero di Guglielmo. Anche qui non uso riformista perché parola diventata eccessivamente malata, e quindi amo invece ricordare il fatto che tendere alle riforme non vuol dire essere moderati, ma vuol dire avere, come dire, un'idea radicale e precisa dell'obiettivo e i tempi di realizzazione, che possono essere anche tempi che si muovono, ma è in ragione esattamente di questa dimensione della sua agenda che lui coniugava al termine di autonomia della CGIL, alla quale ha tenuto sempre moltissimo, anche in momenti in cui, come dire, il tema dell'autonomia aveva tratti che per esempio adesso non conosciamo. Guglielmo è un importantissimo dirigente della CGIL in tutta la stagione del terrorismo, che è ovviamente non solo un tema di sindacato che si erge a difesa delle istituzioni repubblicane, ma è anche un, come dire, processo dentro il quale immaginarsi il ruolo dei lavoratori a difesa della democrazia e proporsi la capacità di avere pensiero organizzativo, organizzazione autonoma rispetto a questo tema. Autonomia della CGIL, che non è solo, come dire, non avere maggiore disponibilità, maggior vicinanza, c'è, cioè, sempre queste cose, questi dibattiti che ogni tanto facciamo un po' astrusi sui governi amici, governi non amici e così via. L'autonomia era per Guglielmo non la contingenza di un giudizio o di un'opzione in un singolo momento, ma era l'avere la costruzione di un'identità e di un'autonomia di pensiero, esattamente, come dire, come ragione che difendeva il sindacato confederale di fronte a tendenze che pure c'erano moltissimo, tipo quelle del Partito del Lavoro, che è un dibattito che non solo recente, ma un dibattito che attraversa tutta la storia della CGIL. Quindi, come dire, il senso proprio che il sindacato confederale parte dalle ragioni di quegli interessi, che sono anche interessi di dimensione umana, non solo lavorativa, e li rappresenta.
Autonomia che però è poi anche comportamenti che sanno, come dire, che sanno determinare. Adesso lui ebbe la fortuna di non avere come interlocutore, come dire, il primo governo esplicitamente antioperaio eppure di centrosinistra, però per esempio in un governo del tutto diverso, penso al governo Prodi con cui si fece un importante accordo interconfederale, quell'accordo si concluse con il fatto che non ci fu una sottoscrizione piena, ma ci fu una presa d'atto perché nella fase finale si erano cambiati i termini. Il fatto che, come dire, fosse importante, perché lo era in quel momento, difendere l'esperienza di centrosinistra rispetto a una situazione politica del paese che non era semplicissima, come molte delle cose diranno poi, però lui non, come dire, non permette, non nasconde un rigore per cui la nostra autonomia, la nostra forza di decisione doveva essere determinata, ma autonomia era anche l'unità della CGIL. Tema straordinariamente importante perché Guglielmo fa il segretario generale in anni di profondissima divisione. Un sindacato che aveva ricostruito dopo la rottura di San Valentino una dimensione di unità d'azione, comunque una dimensione che non fosse quella del come dire, farsi torti e danni sistematicamente, vive negli anni tra la fine della segreteria di Cofferati e poi tutti gli anni della direzione di Guglielmo, invece una sistematica opzione favorita dalla politica dei governi di centrodestra di quel periodo di rottura dell'unità sindacale e di accordi separati. Spesso si ricordano gli accordi delle categorie, i contratti separati, ma in realtà io ricordo una sequenza di accordi interconfederali separati. Rammento, come credo molti, che eravamo in piazza unitariamente e poi ci fu una firma di nascosto del patto per l'Italia e poi la grande mobilitazione di Circo Massimo, ma ricordo l'accordo separato sui lavoratori pubblici, un altro patto separato di ordine generale e ricordo, come dire, l'esclusione dal dibattito con il governo e vorrei sottolineare, siamo negli anni della partenza della grande crisi finanziaria del paese, cioè non in tempi tranquilli, ma di fronte al fatto che c'è davvero uno shock perché la crisi finanziaria, adesso dirlo dopo la crisi pandemica risulta quasi difficile, ma in realtà la crisi del 2008 è stata da molti definita come la più grande crisi finanziaria a cui si trovò di fronte il mondo, fu nel nostro paese, affrontata da un governo che deliberatamente cercò la rottura tra il movimento sindacale e quindi poi la rottura dei lavoratori. E Guglielmo capisce bene che e tutta l'organizzazione, come dire, insieme a lui, c'era un compito fondamentale che era quello di non mollare il punto, cosa che non facemmo, continuando, come dire, ad avere una nostra agenda, una nostra idea di come si poteva uscire dalla crisi. Tra gli accordi separati c'era anche l'accordo con Confindustria sul modello contrattuale, quindi, come dire, era tutta la sfera delle relazioni classiche che era messa in discussione, nello stesso tempo il bisogno di non cancellare la dialettica interna, ma di non accettare nessuna separazione dentro l'organizzazione. Sono congressi difficili quelli che attraversano quella nostra stagione, perché il punto di equilibrio tra la difesa dell'unità dell'organizzazione e gli elementi di separazione che invece venivano dalla dialettica, in qualche caso anche molto aspra, erano sicuramente difficili e questo credo che sia un tratto, anche compreso cose che pure nella nostra discussione erano molto, molto complicate. Penso per esempio al congresso straordinario che fece la FIOM, che fu esattamente un congresso di separazione rispetto al dibattito confederale e alla scelta che Guglielmo fece che ciò non avvenisse, cioè che avvenisse quel congresso, ma fosse ricondotto dentro una dialettica, una dinamica unitaria del sindacato confederale. Questo per dire che
Nonostante Guglielmo si presentasse sempre come persona, come dire, molto tranquilla, anche molto affettuosa, con delle relazioni, molto attente, non ha avuto, come dire, una vita facile in cui non si trovasse di fronte, a delle grandi difficoltà. E quindi non bisogna mai confondere quella dimensione, appunto, di relazione umana e di grande tranquillità e anche grande affabilità, attenzione, interesse, affettuosità, con il fatto che però fosse una persona che non avesse determinati nella sua mente gli obiettivi e le modalità, delle modalità di agire. Poi noi che l'abbiamo, come dire, conosciuto anche nella vita quotidiana, non è che non si arrabbiasse, come dire, c'erano anche momenti in cui la grinta veniva esercitata, qualche volta, come dire, era comprensibile, qualche altra volta magari ci si rimaneva male, ma in questo, però devo dire, persona che non ma aveva mai rancori rispetto alle discussioni che si facevano, cioè le discussioni erano il merito di quella discussione, non si trasformavano in nessuno dei comportamenti che pure ogni tanto vediamo, per cui poi non ci si saluta, non ci si parla più, eccetera. Questo era proprio un orizzonte per lui impensabile, come dire, la relazione c'era. L'ho fatta un po' lunga, l'ultima cosa che vorrei dire, perché è stata ovviamente molto, molto ricordata, e per me è, come dire, anche un debito di gratitudine, ovviamente, il fatto che Guglielmo avviò una fase non banale di discussione nell'organizzazione all'inizio sul fatto che ci potesse essere per la prima volta nella storia della CGIL una donna come segretaria generale e poi con la proposta del mio nome, anche se in realtà non è stato il primo strappo da questo punto di vista che ha esercitato Guglielmo. Guglielmo è il primo che ha una segretaria responsabile dell'organizzazione donna, che per chi conosce le organizzazioni di questa tradizione è anche quella una rottura, come dire, non da poco del cliché, perché il segretario dell'organizzazione è l'ombra del segretario, è la sua voce, è quello che deve fare le cose, come dire, di gestione dell'organizzazione. Ed era sempre stata rigorosamente una figura maschile e mai una donna, così come in dialettica da segretario generale aggiunto, da vice segretario, poi aveva, come dire, difeso scelte di compagna a dirigere organizzazioni che magari non erano viste nello stesso modo da altri componenti della segreteria o dal segretario generale del periodo. Quindi in realtà lui ha, come dire, una deliberata idea che il modello di riproduzione solo di un genere, solo del genere maschile, era un modello che non si misurava più. Secondo me non si è mai misurato, ma diciamola dal punto di vista maschile non si misurava più con i cambiamenti che c'erano, ed era assolutamente convinto, e lo dice in una serie di occasioni, compreso il direttivo poi del suo saluto, che la CGIL aveva bisogno anche di cogliere questi elementi e di essere capace di governarli. E in queste scelte c'era, torno all'origine e chiudo, c'era proprio il fatto che lui aveva in mente un'agenda che era fatta anche dei cambiamenti interni, un'agenda che era partita dal congresso del 91, dopo la decisione di scioglimento delle componenti della CGIL e del sindacato programmatico, fortemente voluto da Trentin, ma che ovviamente cambia per tutti noi la vita e le modalità dell'organizzazione. Quindi bisognava pensare, appunto, quali erano le modalità e gli argomenti e anche però gli strumenti congressuali con cui si manteneva un'unità dell'organizzazione, che non era più mediata dalla dimensione delle componenti, ma era invece nel programma, nella dialettica, nei documenti, nella costruzione delle mediazioni, ma insieme a questo il cambiare anche la natura organizzativa, le modalità organizzative della CGIL, dovevano anche dare cittadinanza e voce a quei soggetti, a partire dalle donne, che cittadinanza e voce precedentemente non ne avevano, e quindi appunto non farsi trascinare dagli eventi, da ciò che succedeva intorno, ma avere sempre in mente qual era la tua funzione, quali erano i tuoi obiettivi e perché lavoratori e lavoratrici devono essere rappresentati nella loro dimensione più compiuta possibile, pur sapendo che il sindacato confederale dovrà avere una propria identità.
Grazie Susanna per questo racconto che ci hai fatto, che insomma a me che l'ho conosciuto bene e come dicevo c'era anche un rapporto di amicizia, come del resto con te peraltro, hai detto anche delle cose che io non conoscevo, ad esempio, perché ovviamente poi ognuno vive anche la sua quotidianità in modo da dove viene, insomma, da dove abita, da dove lavora, da dove vive, e quindi alcune cose io non, rispetto alle questioni che riguardavano appunto il Corriere della Sera, questa cosa non la conoscevo, e però effettivamente hai fatto una fotografia esattamente, voglio dire, per quello che era, credo davvero molto importante, poi ci sarebbero sicuramente tantissime altre cose, ma insomma, noi vogliamo intanto prendere questo momento di ricordo e poi penso che ci dovranno essere altre occasioni. A questo punto darei la parola a Pierluigi Verzani, che ringrazio davvero tanto per essere qui con noi. A te Pierluigi. Attiva l'audio, Ligero. Attiva la parola. Grazie, Vai. grazie, grazie a voi invece. Intanto dico che per quel che ho visto, saputo, conosciuto di Guglielmo, mi ritrovo parola per parola in quello che ha detto Susanna. Comincio con un fatto, diciamo, personale. È chiaro che la sua morte è stato uno shock micidiale. Perché naturalmente che fra noi siamo creati rapporti di familiarità, di amicizia vera, diciamo cementata, costruita anche in passaggi difficili, dolorosi che avevamo vissuto assieme. Poi devo dire che siccome furia di parlarsi e di capirsi, io avevo percepito anche delle sue preoccupazioni serie che riguardavano lui stesso. È giusto dire che poi la persona la conosci del tutto per come finisce, per la dignità, la sobrietà, la forza con cui ha affrontato anche l'ultimo passaggio. Dolore è stato grande nel gruppo politico. Anche perché, oltre a perdere una persona di questo genere, un po' naturalmente la sensazione riguarda, la dico così, un po' noi del Novecento che disperatamente cerchiamo di aggiornare, superare le cose vecchie in nome delle cose antiche. Cioè tener ferma l'idea che il processo di emancipazione del lavoro è, come Guglielmo, ricordava Susanna, sempre pensato, è una condizione necessaria per l'avanzamento del paese. Punto. Allora, lì abbiamo fatto una commemorazione alla Camera, io ne ho viste tante, ma diciamo così, piene di emozione, di condivisione, di partecipazione, non l'ho mai vista. Questo dà anche il segno comunque del tratto di Guglielmo. E in quei 5 minuti, mandato una deroga, perché se no sono 3 minuti. 5 sono quelli per presentare un ordine del giorno, di quelli che poi si butta nel cestino. Ma tant'è, infatti, io volevo dire due cose, sono riuscito a dirne una sola. E quella che ho detto, appunto, lo ricordava Susanna, nei commenti tutti molto generosi, giusti verso Guglielmo, però insomma c'era sempre questa robina qui: un uomo mito, un uomo gentile, un uomo qui, un uomo là. Però capace così di scelte anche drastiche, radicali, è come se la cosa fosse un ossimoro. E questa roba deriva al punto, quello ho voluto ricordare, dal fatto che si è ammalata la parola riformismo, che è diventata via via
diciamo, il modo politicamente corretto per dare ragione agli altri. Questo è diventato il riformismo. Non invece la forza delle proprie ragioni, testardamente presidiata nella gradualità delle conquiste. Poi io vengo dall'Emilia Romagna, quindi questa roba qui, per cui si vuol più fede nel gradualismo rispetto al massimalismo verbaiolo, è una cosa che ai nostri occhi è sempre apparsa ovvia, no? Ci vuole più fiato fare 10.000 metri che fare all'urlo dei 100 metri. E quindi su questo, diciamo, sono riuscito a dire. L'altra cosa che avrei voluto dire, ma non sono riuscito a dire, è invece questa, perché è un altro minimo simoro. Veniva fuori nei commenti, dice, è stato il primo segretario socialista della CGIL. Erano di Dio, questo dal 44, niente da dire, ma non mi piace l'idea che suoni strana questa cosa qui, perché senza appunto scomodare Bruno Buozzi, di cui Epifani, come ricordava Susanna, si era occupato da anni lontani, però la cultura socialista è stata una nave scuola fondamentale del giuslavorismo italiano, senza anche lì scomodare Brodolini, Giugni, Federico Mancini alla scuola di Bologna, con quanto ha lavorato di questi qui, Marco Biagi, altri. Ma a me pare molto interessante che tutti questi, di formazione intellettuale, per loro dar la vita ai temi del lavoro non era una condizione, non era un destino, era una scelta. E anche per Guglielmo, di formazione intellettuale, non era un destino, è stata una scelta, con una differenza da questa nidia, che lui, cavolo, era uno che sapeva dirigere. Cioè sapeva decidere la strada, sapeva gestire. E a me pare molto interessante questa particolarità. Lo fai per scelta, non per destino, ma per Bacco sai dove andare, sai come prendere in mano la situazione. Conosciuto un po' da sempre, più o meno, insomma, Epifani, però insomma la frequentazione è cominciata quando, appunto, negli anni tra il 2000 e il 2010, mi sono trovato un paio d'anni, 2006-2008, a fare il ministro dell'Industria e poi nell'ultimo anno del 2009 a fare il segretario del PD. E quindi i confronti erano piuttosto così, frequenti e facili. Mi ha sempre colpito, anche per il mestiere che facevo io, probabilmente sarà anche quello, le passioni che avevo io, ma sempre convinto la sua, non solo interesse, ma la sua pertinenza sui temi industriali, sui temi di politica industriale. Era veramente pertinente. Veramente. Io ricordo quando lui impostò questa denuncia sui temi del declino. Ma quante cose giuste aveva detto? Quante cose giuste aveva detto? E naturalmente anche lì c'erano gli strombazzatori dell'ottimismo, che tanto tutto va bene, perché naturalmente ognuno tira l'acqua al suo mulino e i grandi mezzi di informazione, in chi riusciva comunque a vendersi senza pagare dazio, perché poi l'aspetto del declino che viviamo ancora adesso è questo, no? Si tiene buona la politica per non avere degli sputi quando dai via quello che dovresti tenere in termini di industria, di sviluppo. E questo fu anche, questi temi industriali furono anche, diciamo, uno dei temi principali delle nostre ultime discussioni. Anzi, l'ultimissima che abbiamo fatto lui e io, nei tempi morti, perché il Parlamento non è che
tutto quello che odi vale la pena di essere ascoltato, cioè l'udito e la testa possono dissociarsi per un attimo in un luogo ormai fatto prevalentemente di urlatori, nel senso che io guardate, ci sarebbe un sistema matematico, fisico, tecnico, per misurare il cambiamento del ruolo del Parlamento da 20 anni a questo adesso. Misurare i decibel. Io sono convinto che se uno misura i decibel si rende conto anche della regressione della discussione politico-parlamentare. E quindi avevamo modo di discutere. L'ultima discussione fu proprio attorno a questo, sull'imprenditoria italiana. E ci siamo messi a cercare con lanternino, però ne conosciamo tanti, ne conosco io, ne conosce lui, quelli, non quelli che si mascherano di responsabilità sociale per fare così, mettersi il fiore all'occhiello, no, no, quelli che pensano veramente che caricarsi da imprenditori della responsabilità sociale nei confronti della negoziazione, del dialogo e del conflitto con il lavoratore e del rapporto coerente, diciamo così, col territorio, con le istituzioni, quelli che ritengono questo una risorsa per l'impresa. Il nostro elenco non era lungo, non era lungo. Ma ci siamo detti, e io voglio, questo voglio farlo perché ci è venuto un'idea strana, perché guardando qualche caso, eccetera, ci capitava di considerare che nelle due generazioni precedenti di quell'imprenditore c'era la terra, c'era l'agricoltura, c'erano i contadini, c'era questa cosa. E ci siamo detti, ma hai visto mai che diciamo così, anche la solidità, la concretezza, la presenza necessaria sul territorio, eccetera, abbiano qualche. Questi giorni poi ci ho ancora pensato, visto, e la cosa non è banale, adesso dovrebbe fare un'inchiesta un po' sociologica. Ma questo lo dico per dire cos'era la sua curiosità. Cos'era la sua curiosità? Si stancava di ragionare, di indagare, di vedere, di capire, di ascoltare e di spiegare senza mai supponenza. Questo ce l'hanno detto, me lo sono venuti a dire perché sapevano che io ero molto amico, anche questi grillini giovani. La cosa che li colpiva di più, di chi stava in commissione con lui, eccetera, era questa cosa qui. Dice, oh, si vedeva che ne sapeva 10 volte di più, ma non ti dava mai l'impressione di supponenza, di superiorità, grandissima qualità questa. E poi sul piano della politica, a un certo punto, in vicende che io mi vergogno anche a rievocare, perché sono delle cose, vicende politiche, diciamo, derivate da questo cambio di natura sostanziale del PD. Io un giorno gli dico, Guglielmo, guarda, io non riesco più a metterci la faccia su questa roba qui. E lui dice, sì, ma anch'io, dice, però diamo un'ultima possibilità. E ci fu quell'assemblea dove a quel punto, visto che bisogna dare la possibilità, toccava a lui, diciamo così, intervenire. Fece un discorso che andrebbe veramente rivisto, eccetera, uno dei più bei discorsi che ho sentito fare, con la sua proprio razionalità, lucidità, mettendo in fila le cose, senza mai essere offensivo o urtante, senza mai derogare al merito della cosa, eccetera, eccetera. E vedere lì, in quell'assemblea di migliaia di persone, quel gelo, e vedere poi in modo staliniano, adesso è ora di dire, in modo staliniano,
che viene chiamata Teresa Bellanova a ricordare Epifania, noi, eccetera, la sinistra, con diciamo, il tripudio generale. Questa è una cosa che fa fatica a scordare, perché, come dice Martin Luther King, dice, alla fine non ricorderai le parole degli avversari, ricorderai il silenzio degli amici. E è proprio così. E lui lì decise e basta, che lui andava facendo un'altra scelta. Credo che nei tempi successivi lui abbia seminato lì, guardate che alcune cose, perché poi l'autorevolezza conta, alcune cose che sono state parate o alcune che sono state impostate sui temi del lavoro, perché ne abbiamo visto di discrete, qualcuna buona, qualcuna molto meno buona, lui ha contato molto e ultimamente era molto molto preso da questo tema anche qui che stiamo cercando di portare insomma la discussione di questo fatto. Ho capito, adesso c'è il recovery, c'è gli investimenti, si riparte, più lavoro, figurati, bene, più lavoro, ma quale lavoro? Ma noi possiamo riprodurre questo modo di lavorare? Ma noi creiamo una società che non può stare in piedi con un lavoro così frantumato, con un lavoro così disgregato, un lavoro nelle nuove catene del lavoro così umiliato, in fondo. Si può. E quindi l'idea di prendere a mano una legislazione non per surrogare la contrattazione, il contrario, per dare dei margini veri alla contrattazione, per affidarle un compito di unificazione nel mondo del lavoro, presidiato anche da una nuova legislazione. Ma cioè, ho capito che alla fine noi vogliamo tutti che si possa contrattare l'algoritmo, ma noi pensiamo di arrivarci con i sistemi di adesso, normativi, regole contrattuali, poi bisogna che noi pensiamo più a fondo su questo tema qui, e credo che dovrebbe essere questo un oggetto anche del dibattito sindacale, perché leggo, mentre la CGIL leggo una piena comprensione insomma, di questa esigenza, in altri ambienti sindacali no, invece c'è ancora diciamo un'incomprensione di quello che sta succedendo. E che non è ovviabile dentro il quadro di oggi, secondo me, sbaglierò, ma secondo me è così. Allora, io credo che sul piano umano si è detto tanto, si tratta solo di ribadire il dato di fondo, cioè quello là diceva che lo stile è l'uomo, no? Sì, lo stile è l'uomo. L'eleganza non è il vestito che ti metti, l'eleganza sei tu, e c'è poco altro da aggiungere. Sul piano di vedere nei giusti termini, insomma, una memoria non retorica, ma insomma una memoria che dia impulso anche a novità, nuove conquiste dal lato del lavoro. E qui c'è un terreno comune sul quale dobbiamo discutere. Io credo, adesso diceva Susanna, appunto un appuntamento della CGIL che si tratta di allestire. Io parlavo con Fornaro anche oggi. Credo che noi quando si farà dobbiamo arrivare anche con diciamo, qualche documento della vita parlamentare di Guglielmo,
i suoi interventi, le sue proposte, le sue cose, in modo da dare il segno, cioè glielo dobbiamo, no? Perché non siamo buttate via queste parole, questi sforzi che ha portato fino all'ultimo. È una cazzata ricordare che l'ultimo fiato l'ha speso con quelli gli operai della Virgola. E quindi credo che questa cosa gliela dobbiamo, quindi predisponiamoci tutti a fare un ragionamento su Guglielmo, che sia un ragionamento sulle prospettive del lavoro del paese e quindi sulle prospettive del paese. Grazie Pierluigi. Susanna, vuoi aggiungere qualcosa? L'audio. Audio. Difficile, come dire, aggiungere qualcosa, anche perché, come dire, ringrazio Pierluigi della condivisione delle cose dette, ma io condivido quelle che ha detto lui, anche immaginandomi alcune asprezze che possono essere determinate, perché poi appunto. Dire, tanti anni di condivisione di lavoro determinano poi dei rapporti anche di straordinaria amicizia, di fraternità, per cui si è anche in grado di cogliere, come dire, cosa fa male alle persone, anche se magari appunto non lo manifestano e come sono, come dire, brutali e violente. Però invece vorrei concludere cogliendo questa cosa che diceva alla fine Pierluigi. Poi so che la festa di Articolo 1 lo ricorderanno, quindi ci saranno, come dire, ulteriori occasioni di avvicinamento, diciamo, a un momento di riflessione più profonda, però bisogna esattamente farlo in quella dimensione lì, cioè il lavoro come motore di cambiamento, come motore del paese, come motore della storia, perché quella è la sua scelta, è quella che ha caratterizzato tutta la sua vita. Voglio semplicemente ringraziarvi che siete stati a disposizione per fare questo ricordo di Guglielmo e ovviamente saluto anche tutte le persone, le compagne e i compagni che hanno seguito questa diretta Facebook. Penso che sia stato un momento, un'ora importante che abbiamo dedicato al ricordo di Guglielmo e ovviamente noi speriamo, come dicevo all'inizio, di avere momenti, come dire, per ricordare la figura, il suo operato, quello che ha fatto dentro l'organizzazione, ma anche nell'esperienza politica che ha fatto, ovviamente, come diceva anche Bersani. Quindi davvero grazie e spero davvero che possiamo, come dire, intanto sedimentare anche questo dolore che è ancora troppo fresco dentro di ognuno di noi, ovviamente, e poi per poter avere momenti anche di ulteriore riflessione, magari un po' più avanti, perché credo che siano utili, soprattutto penso alla CGIL, ma soprattutto al gruppo dirigente, anche quello più giovane, che ovviamente deve conoscere, la storia dei grandi dirigenti sindacali che magari non hanno avuto appunto l'onore, di conoscere perché sono arrivati dopo, ma che hanno attraversato momenti significativi nella vita dell'organizzazione. Lo dico a partire dalla situazione che stiamo attraversando come organizzazione sindacale. A partire dal fatto che noi ci apprestiamo a fare un'assemblea organizzativa che dovrebbe parlare di cambiamenti, ma che i cambiamenti si fanno ovviamente avendo, come dire, degli obiettivi chiari, un punto di vista molto delineato e quindi avendo, come dire, chiaro qual è l'obiettivo, dove vogliamo andare, che cosa dobbiamo mettere in campo, un po' come ci ha insegnato, voglio dire, la vita di Guglielmo. E poi chiudo con una battuta, se mi è consentita. Susanna faceva alcuni riferimenti, in modo particolare si riferiva a un accordo confederale
dove c'era una presa d'atto di Guglielmo perché erano stati cambiati alcuni tratti, appuriamo con estrema novità, voglio dire che oggi le prese d'atto diventano degli accordi che si sottoscrivono col governo. È un po' polemica questa battuta, ma insomma, voglio dire, anche qui è cambiato il mondo, ecco, la dico in questo modo, però ecco, si nota che è un po' cambiamenti ce ne sono stati, qualcuno lo diceva, forse Bersani, non sempre cambiamento, forse sempre Susanna, il cambiamento bisogna esplicitarlo, cambiamento in positivo, perché i cambiamenti che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo non sono cambiamenti in positivo. Ecco, mi auguro che invece il pensiero, ricordando Guglielmo, si accenda un faro, una luce anche a ognuno di noi che fa questo lavoro, perché credo che sia più che altro necessario. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie, ciao. 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 Ciao.